Sì, per dire insomma, la nostra posizione sul TTIP, oggi abbiamo ascoltato diverse cose. L'importante della nostra risoluzione era sottolineare le grosse criticità che rileviamo in questo trattato e in quello che si sta muovendo, una fra tutte la mancanza di trasparenza, e quindi ovviamente voteremo a favore della nostra mozione, anche se è stata effettivamente leggermente ammorbidita dal PD, però apprezziamo il fatto che anche loro convengano sull'importanza di questi quattro punti, che sono appunto la mancanza di trasparenza che si è evidenziata fino ad oggi, e l'esclusione dei servizi pubblici locali e gli standard per la sicurezza dei prodotti, soprattutto dal punto di vista alimentare, il problema della contraffazione e soprattutto la composizione delle controversie. Già i colleghi della Lega dicevano questo rischio che hanno già incontrato Uruguay e Australia a causa della Philip Morris, ma anche il Canada, che fu condannato dall'WTO proprio per il suo piano verde. Quindi anche questo una cosa importante, ma attaccato per una scelta politica positiva. Contemporaneamente voteremo sì anche alla mozione del PD, perché partiamo da posizioni molto diverse, quindi le premesse, ribadisco, sono distanti, ma abbiamo apprezzato che nel loro dispositivo appaiano quei 4-5 temi che noi riteniamo fondamentali, come dicevo, trasparenza, ISDS e sicurezza alimentare.